questo campionato che spettano su sì, il diritto alla Coppa UEFA, viene avanti Maradona e ferma questa volta Mavreas, mentre scartato solo Figlio schierandosi davanti alla barriera avversaria. C'è vento, come si vede, tira Maradona e la palla è di poco alta. Crippa che stringe verso l'area avversaria, lascia partire proprio dal limite un gran tiro, a sorpresa che sorvola la traversa, esattamente dal limite dell'area, si è visto lo sbuffo. C'è Careca che si fa vedere al centro dell'area, ancora Careca, l'intervento falloso su di lui di Mitoglu, il calcio di rigore concesso da Schlieguber. È stato Gudis, Diego Armando Maradona. Gizzulis da una parte, pallone dall'altra, 1-0 per il Napoli al 14esimo minuto che sta per scadere adesso, 13:50. Napoli in vantaggio meritatamente, poteva forse ottenere qualcosa di più anche prima, soprattutto un'apertura di ripresa indietro circa. Corre i greci a rispettare le distanze, ecco la punizione con Renica sul pallone toccato da Maradona, gran tiro di Renica, rimpallato e poi il palo colpito da Francesco Romano col pallone che cade proprio, ricade. Maradona, Magliasco che non corre a toccare Eka. Και είναι το 1-0. Αν θέλετε το 0-1. Μία γρήγορη αντεπίθεση, θα λέγαμε ότι εφηλιάστηκε όλος ο κόσμος. Όχι μόνο η άμυνα του ΠΑΟΚ, διότι με δύο μπαλιές ο Φούζη από τα αριστερά έδωσε στον Μαραντόνα. Μαραντόνα έδωσε τον κενό χώρο. Καρέκα πάλι, κατά μέτωπο προσπάθεια του Καρέκα, μπαίνει, θέλει να πλασάρει και χάνει την ευκαιρία τη μεγάλη. Κοιτάξτε τι έγινε πάλι αυτή τη στιγμή. Θα το ξαναδούμε βέβαια, ο Γιάννης Οτατσόπουλος που είναι ο σκηνοθέτης του αγώνα. 28 λεπτό. Παίχθηκε το 1-2 γρήγορα. Λεμάω με τον Καρέκα. Την Νάπολη, ο Φερνάντο σε καλή θέση. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1. Ένα λεπτό μετά τον γκολ του Καρέκα. Και τελικά με τα πόδια ο Τζουλιάνι. Αντώνα για τον Καρέκα που βγαίνει μπροστά. Θέλει να πλασάρει τον Κιτσούδη. Κιτσούδη που είχε βγει τα δοκάρια. Καταφέρνει να διώξει την μπάλα και την απομακρύνει. Ο Φερνάντο. Να η κεφαλιά και ισοφάρισε το Σκαρτάδο. Ισοφάρισε από το Σκαρτάδο. Στο 17ο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Σκαρτάδος πηδάει μαζί με το Σκολ. Έχει ακινητοποιηθεί άμυνα της Νάπολη. Στο 6. Ένικα πάντα γυρίζει. Κοραντίνη, κεφαλιά του Καρέκα. Πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ η Νάπολη στη φάση αυτή. Πετάχτηκε ο Καρέκα από πλάγια θέση. Κοιτάξτε εδώ ο Βραζιλιάνος. Matthias Zimmerling hat die Nerven, will verzögern und hält sich jetzt die Hände vors Gesicht. Das war natürlich eine zweite. Foul von Ronald Kehr. Oh, jetzt könnte es natürlich schon Geld geben. Gut gemacht, jawohl! Delf spielt eine Art Vorlibero. Achtung, Maradona. Dribbelt vorbei. Bekannt für maßgerechte Flanken. Kommt auch gut. Kommt auch gut. Thorsten Kracht. Das ist ja seine Stärke. Bredo. Der Ball kommt gut. Der Ball kommt gut. Und geht ins Tor. Matthias Zimmerling. Sein drittes Europacup-Tor. 23. Minute der zweiten Halbzeit, 69. Spielminute, 1-0 Führung. Maradona, Careca und Tor. Franchini. Atteggiamento circense mentre spiova il pallone in centro, c'è il gol. Gol del Napoli con Careca. Napoli in vantaggio dopo appena 2 minuti e mezzo di gioco. Comincia subito Bernevale, il colpo di testa in direzione di Maradona. Maradona contro Kehr, il tiro di Bernevale, poi ancora Careca.
e il pallone che esce. Si dispera Andrea Carnevale, parte infatti Maradona, la conclusione all'incrocio dei pali ed è avuto il tempo ido a Bilbao. A te Carlo. La linea a Napoli, per favore, la linea a Napoli. Il secondo gol del Napoli, ecco sugli sviluppi della punizione battuta da Maradona, c'è la prima conclusione di Francesco. Vengono prestati, seguiamo l'azione del Napoli, la conclusione in gol. Gol del Napoli con Carnevale. Siamo esattamente al sesto minuto del primo tempo e il Napoli passa in vantaggio con Carnevale. C'è stato un tiro cross. La rincorsa infatti è di Maradona, il piede il sinistro parte la traiettoria e il pallone si stampa proprio sull'incrocio dei pali. La disperazione di Diego Armando Maradona da qua. Careca in area, il tiro di Careca, si salva di piede, Dropsy sul tiro di Careca, sempre guardato da Tiganà, si esibisce in un palleggio nella lunetta del calcio d'angolo. Entra in area Maradona, alza, incredibile pezzo di bravura di Diego Armando Maradona, ma l'arbitro vanifica questo numero del campione argentino. Da Maradona in avanti per il colpo di testa che è stato tentato nella circostanza da Crippa. Carnevale, il tiro di Carnevale, la palla respinta e l'ultimo tocco, l'ultima conclusione ancora da parte del Napoli. Maradona in avanti per Crippa, Crippa in area, si inserisce il tiro e la palla che è terminata a lato. E questa in traversone per Carnevale, di testa Maradona e la palla è terminata di un soffio a lato. Peccato, un'altra grossa opportunità. Maradona, e in questo momento la partita è finita, 0-0 dunque fra Napoli e Bordeaux. Uno spunto di Maradona che mette al centro verso Carnevale e il colpo di testa di Carnevale sfiora il palo basso, il secondo palo. Si stava ripetendo quanto è Crippa, scatto ancora di para in due tempi, poi in un secondo momento dal punto di vista delle coppe europee e gioca infatti Zavarov, mentre vediamo ancora uno spunto di Maradona, cerca di superare un paio di avversari e poi viene fermato da Tricella, l'arbitro, questo calcio di punizione. Toccata la palla per Renica, il suo sinistro viene però intuito da Tacconi e sulla battuta di Renica Tacconi devia in calcio d'angolo, primo colpo di testa, poi il gran tiro, il gol da parte di Bruno. Juventus in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Pasquale Bruno. Juventus 1, Napoli 0, 13esimo minuto e 20 secondi. Gran tiro da fuori area di Bruno che porta in vantaggio la Juventus. Ecco la ripetizione, Arroche lungo l'out destro, al centro pronto il cross, autogol! E la Juventus ha raddoppiato, autogol sul tiro cross di Barros e Juventus che raddoppia proprio a... Maradona che recupera un prezioso pallone, apertura, colpo di testa, schiacciato a terra sulla di rigore juventina, svetta e colpisce di testa bene, ma risponde altrettanto bene ancora un lungo campanile nella zona di Tacconi. C'è un calcio di rigore, calcio di rigore in favore del Napoli, calcio di tiro, gol, Napoli in vantaggio al decimo minuto con un calcio di rigore di Diego Armando Maradona. La partita prende subito
conquista questo bel pallone con Carnevale che va al tiro, gol! Gol del Napoli! Primo tempo e si chiude con un gol di Andrea Carnevale, ribaltata la situazione dell'andata, c'è stato un imperdonabile errore sulla tre. Carnevale a riconquistare la palla, effettua il cross, mischia e gol! Gol! Il Napoli al 40, al 14esimo ha segnato con Renica, gol in questa azione nata proprio dall'ultimo episodio. Vi lascio immaginare il tripudio che sta avvenendo qui. Cerca verso Careca, Careca, il tiro, il gol! Napoli in vantaggio con Careca, 40esimo minuto del primo tempo, Napoli 1, Bayern 0, ha segnato Careca. Il piccolo Kegel entra verso l'area, a contatto il cross che viene toccato e deviato in aria, non riesce a girarlo, ora ce la fa, lo aggira e va poi al tiro. Forse un eccesso di egoismo in attesa di un eventuale traversone che arriva adesso, salta Carnevale, gol! Gol! Il Napoli ha raddoppiato con Carnevale che era saltato benissimo sul calcio da... minuti auf dem Spielfeld seine Tricks gezeigt. Das wird Ja, das sah doch schon ganz gut aus. Das ist das, was die Bayern unbedingt beherzigen müssen. Sie müssen schießen aus allen Lagen. Sie müssen. Und da ist er drin, hätte ich fast gesagt. Neue Ecke, jawohl, ganz klar. Oh, das war eine dicke Chance. Maradona gegen drei Bayern. Ja, sah nicht sauber aus. Geschoben, zeigt David Sein, der Schiedsrichter, bis auf den Torhüter Giuliani in der Bayernhälfte. Maradona. Oh, da wäre es schon fast passiert. Ja, ja, ja. Über die Mauer drüber gelupft, das werden wir noch mal sehen. Ein Kunstschuss. Careca. Oh je, da war er frei. Da war er völlig frei. Maradona war frei. Und er gibt das Tor nicht. Er gibt das Tor nicht. Der Linienrichter hat die Fahne hoch. Und das ist Grippa. Oh, legt er ihm den Ball dahin. Oh, schon das zweite Mal bei Nachtwall. Und Tor. Und Tor! Jawohl, Maradona und Careca. Und hier steht der Unglücksrabe. Schlägt doch glatt neben den Ball. Ein paar Meter für sich. Und da ist er. Und nochmal dieser Careca. Maradona. Und da vorne läuft wieder der schnelle Careca, der jetzt sein zweites Tor schießt. Und kurioserweise wieder nach einer unglücklichen Aktion von Norbert Nachtwey. Sie werfen ihn zurück. Ganz sicher. Reuter. Tor! Stefan Reuter. Aus einer gar nicht so reifen Situation. Irgendwie standen die Italiener und schon. Und Tor. Und der Ausgleich. Vorher Getümmel im 5-Meter-Raum, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen und wir schauen uns die Szene jetzt noch an. Per Gaudino, tenta la conclusione, gol! Stoccarda in vantaggio proprio con Gaudino. 17esimo minuto del primo tempo, una palla che sembrava controllabile dal portiere Vito, infatti il brasiliano supera Buchwald, va a tirare fuori la conclusione, bel raso terra da parte Maradona dopo l'iniziativa di Pusi per Maradona,
e c'è calcio di punizione dal limite. Calcio di punizione dal limite, rivediamo però. E il tira proprio Alemão, altissimo. Stranamente Maradona ha rinunciato al suo. Maradona, non c'è fuorigioco, Maradona mette al centro per Ferrara e la palla viene cacciata via dalla linea di porta, letteralmente. Traversone verso Renica, Maradona al tiro, non gli viene impedito, rigore. Palla. Tiro, gol. Napoli ha pareggiato con Maradona, 23esimo minuto del secondo tempo, calcio di rigore di Maradona, 1-1, battuto Elke Himmel. Il Napoli raggiunge in questo secondo tempo un gol. Carnevale per Maradona, il cross al centro, Careca, e tiro, gol! Gol del Napoli, 42esimo minuto del secondo tempo, Careca ha portato in vantaggio il Napoli. Un gol cercato a lungo, è arrivato in maniera quasi rocambolesca su un lunghissimo rilancio di e finisce la partita. E il Napoli ottiene così la vittoria. Così, Maradona, una vittoria voluta. Sì, con il freno, cuore. Più che altro con il cuore. Giocate con il cuore. E per il ritorno sarà difficile. Sempre difficile. Oggi pensavamo addirittura di perdere la partita. Alcover e Maradona per le operazioni preliminari. E Catendro ancora per Alemão, tiro e il pallone in gol di Alemão, grande azione del Napoli e Alemão porta in vantaggio il Napoli, 19esimo del primo tempo, Alemão in combinazione con Maradona. Imperturbabile la maschera di Ottavio Bianchi e il pallone va in gol, gol proprio di Klinsmann porta in parità. Vedete Klinsmann che esulta, gran colpo di testa di Klinsmann. Rivediamo Sigurd Vinson avanti alla barriera dello Stoccarda per coprire la visibilità al portiere. Il tiro di Maradona è alto. Alcover, il colpo di testa di Schäfer, ancora Maradona dentro, gol di Ciro Ferrara con gran botta mette dentro al 39esimo il gol del 2-1, grande Napoli. Vedete Ferrara che non crede. Maradona viene raggiunto da Hartmann, Maradona poi serve Careca, gol del Napoli, grandissimo il Napoli in contropiede, Careca servito da Maradona, è un trionfo. 17 minuti della ripresa, gol del Napoli con Careca, 3-1. Non c'è a Fritzwalder, ancora Gaudino, il suo destro, la deviazione di De Napoli e il gol, autogol di De Napoli, 23esimo, autorete. E vedete Gaudino fa tutto lui. Poi il pallone che era assolutamente innocuo e destinato a fondo campo, Beffa Giulio. Primo tempo Catanes al primo accenno pallone, attenzione. E c'è il gol di Olaf Schmeller, un gol a tempo scaduto che porta la situazione sul 3-3, anche questa però è una segnatura, a parte il valore platonico, che con un pizzico di maggiore attenzione il Napoli avrebbe potuto evitare. Vedete che è una vittoria che viene ora sanzionata dal fischio finale dell'arbitro Ottavio Bianchi. Vedete, complimentato da tutti, mentre i giocatori del Napoli si abbracciano e sugli spalti c'è un tripudio di vestigli azzurri. Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il suo nome in Europa.
praticamente significano anche la permanenza di Diego Armando Maradona a Napoli. Ed ecco la Coppa UEFA alzata al cielo da Maradona e dai suoi compagni, mentre con un pizzico di invidia i giocatori dello Stoccarda guardano questo momento di straordinaria festa da parte dei napoletani. Il Napoli...